Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Ranch Simulator. Oggi continueremo la nostra avventura e cercheremo di aumentare il nostro capitale. Hi everyone, welcome to our week rendezvous with Ranch Simulator. Today we will go on with our challenge letting growing up our money and making our enterprise bigger. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous la semaine, notre rendez-vous avec Ranch Simulator. Aujourd'hui, nous allons continuer et essayer d'augmenter le capital social de notre société, gagner de l'argent et puis on va un peu improvisé. Mais maintenant, on y va. Allora, vediamo un po' quanto legno ancora mi resta da tagliare. È un bel po'. Quindi io direi di andare intanto a tagliare un po' di alberi. Allora, mi sono anche scordato di prendere la sega qui. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Quali alberi? Allora, questi qua. Ok. Anche perché hanno dato che producono un maggior numero di blocchi di legno, quindi so I decided to beat those trees because they produce much more logs. And I'll need so much logs for completing the floor of the big laboratory. J'ai choisi de battre les arbres plus grands parce qu'ils produisent plus de pièces de bois et donc je peux gagner un peu de table en bois. Ok, ho messo anche il verso giusto, infatti il materiale lavorato poi cade dall'altra parte,
andiamo avanti nel frattempo e vediamo cosa riusciamo a fare. Sono le 16:43 nel gioco, quindi riuscirò a fare ben poco, però almeno ci proviamo. Ok, io direi di cominciare. Poi l'indomani mattina andremo a vedere se riusciamo a trovare un po' di cacciagione e recuperare qualche soldino. E andremo a vendere anche il caio che ho prodotto precedentemente, l'andrò a vendere al ristorante So I will go on cutting the wood, then tomorrow morning I will try to find anything to hunt. I will sell the cheese I produced in the previous episode, trying to earning some money and going on with the project. Je vais continuer construire le laboratoire là-bas. Puis le lendemain matin, je vais essayer de chasser, aller à la chasse. Puis je vais vendre du fromage que j'ai produit pendant un autre épisode. Et je vais essayer de gagner un peu d'argent. Ovviamente non riuscirò a completare il tetto, ma inizierò intanto a creare una porzione, una buona porzione di tetto, prima poi di andare avanti con i lavori. Anche perché bisogna guadagnare, anche perché l'acqua è poca e apa per non galleggiare. L'acqua è poca e apa per non galleggiare. E qua si sta facendo notte, un po' di pace qui. Fermiamoci un istante, voglio viverti così. No, 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 no. Mitico Renato Zero. Che saluto. Anche se so che non guarderà mai un video di uno streamer, o se così io posso definire. Insomma,
cantato un pezzo della sua canzone e abbiamo fatto un po' di pubblicità, anche se non c'è bisogno, al grande Renato Nazionale, il mitico Renatone. Però siamo riusciti a fare, a produrre 5 blocchi. Sì, 5 blocchi. Adesso andiamo a dormire, direi. Quasi quasi. Batto questo. No, andiamo a dormire appena si fa l'ora. Diamo un'occhiata alla signora Galinella qua. A mappe quando ne ha fatte. Grazie signora Galinella. Rinda terzo da boy. Quando bestia mezza via. C'è sto cane. C'è sto gatto. Mio. Quella si è incastrata. Vabbè, dai. Allora, andiamo a vendere questa domani e devo portare anche a me qua. Oh, due caio. Vabbè, andiamo a dormire. Eccoci qua. Acqua ci sta, cibo ce n'è ancora. Allora, fammi venire qua con la macchina. Rindata il ruzio da boy. E vediamo un po' quanto riusciamo a recuperare vendendo. Allora, stesso posto, quindi stessa storia, stesso posto, stesso bar. Gli anni d'oro del grande Real
gli anni di Happy Days e di Ralph Muff. Abbiamo sbagliato strada. So now we will try to earn money, but I will sell first polpette. Quello che mi danno, va bene. Va bene. Ho recuperato qualcosina. Bye bye. L'arma mi sembra di averla caricata. Se siete appassionati di Ranch Simulator, solitamente lunedì sera vado a giocare insieme all'amico La Zappa Storta e Gioppa. Se vi va, ecco, passate nel canale di La Zappa Storta e seguitelo, perché oltre a Ranch Simulator porta anche Farming, oltre ovviamente i miei canali consigliati li trovate nella descrizione del canale. So if you are impassioned by Ranch Simulator, I will suggest you to follow La Zappa Storta, because in the Monday night I go playing to Ranch Simulator with my friend La Zappa Storta and the Job. Si usemi Ranch Simulator, je vous conseille de suivre le canal de mon ami La Zappa Storta, parce que le lundi soir à 22h je vais jouer avec lui et l'ami Job. Avec je joue avec eux un Ranch Simulator. Il joue La Zappa Storta, il joue aussi à Farming Simulator. Donc vous n'ennuyera jamais. Et surtout, pardonnez-moi mon mauvais français. Io ho già strizzichia qua nel gioco. Che sbucano all'improvviso questi orsacciotten qua, mi sembra. Per il momento non ne vedo. Ora piazzo il riferimento sulla mappa, almeno so
in quale direzione dovrò ripiegare in caso di attacco. Allora, mappa. Ok. Abbiamo un riferimento ottico. Quindi in caso di necessità sapremo dove ripiegare. Però devo dire un attimo una cosa. Un attimo di pazienza e ripartiamo subito, 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 subito. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, ben arrivati a tutti, grazie per l'hosting e benvenuti. Un po' di pazienza e andiamo avanti. Uno RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, ben arrivati, grazie per l'hosting. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, eccoci qua. Allora, andiamo a... Ma nel frattempo direi di raccogliere... la carne della cacciagione. E poi c'è piena. Ok, caspiterina. Fermerà la musica, l'aria diventa elettrica, un cuore non si addomestica. Questa è una canzone dei Pooh. Un gran bel brano dei Pooh.
Questo è un orso. Va bene, dai. Allora, intanto riposizioniamo il checkpoint. Andiamo a recuperare il mezzo. E poi andiamo a vendere un po' di carne. Ovviamente prestate molta attenzione a quando vi muovete. So I'll go to bring the meat. Then I will send again. Caspiterina, cosa chiotte? Io direi che mi è andata fin troppo bene, perché avrebbe potuto anche attaccarmi l'orso e farmi la bella. So always stay alert while you drive in this area, because you will meet the bear. And you will kill it. Ho la vaga impressione che non ce la faccio. A prenderle tutte queste qui. Le ho già riempite. Quindi ora tocca andare a vendere. Checkpoint, meglio non spostarlo, a rischio di non trovare più nulla.
Ma allora qui dov'è che siamo? Quindi a sinistra. Ok. Andiamo a vendere questa prima parte della cacciagione e poi vediamo quanto riusciamo a recuperare So let's sell this first part of this hunted meat. So good, enough money, and we will do the second trip. Second pass passing for recovering meat. Bring the meat and sell again. Ecco qua, le voilà. Maintenant je vais faire la deuxième vente, et puis on va essayer. Oui, presidentissimo, la zappa storta, carissimo. Ben ritrovato KK. Poco fa proprio di te ho parlato in live. Ho fatto un po' di promozione alla live del lunedì, la famosa live di Ranch. Oltre ovviamente integrando la parte quella di farming. Allora, io qua c'ho quattro bei alberelli. Io quasi quasi questi qui li butto giù e li recupero per farmi un po' di legna da usare per costruire. Ok, questi sono gli alberi che ne producono di più, quindi per il momento mi fermo qui. Ah, eccolo dove è il cervo. Dov'è? Eccolo là. L'avevo perso di vista. E oggi faccio il Power Ranger, che non sono i famosi personaggi di una serie televisiva degli anni 80-90, ma è un titolo, diciamo così, che ho messo in maniera simpatica, ma diciamo così, e quindi sto facendo il Power Ranger. Nel frattempo andiamo qua. Mi raccomando, come vi ho anticipato prima, seguite la zappa storta. Seguite il canale dell'amico La Zappa Storta.
soprattutto passate nelle sue live a divertirvi e perché no anche a salutarlo da parte mia. Mi raccomando, senza spammare. Altrimenti poi dici anche io. Non mi comporto bene, mi degrada a presidente semplice. Però lui è super mega presidente. $90. Perfetto. Allora, 18,39. Mi è rimasto poco tempo qua. Qua subito. Subito fa notte. E quindi occorre organizzarsi per l'indomani ed andare a recuperare la legna tagliata. Tico, tico, taco. Nel frattempo, prima scarico questi qua. Anzi, mettiamoli al solito posto, altrimenti quando mi servono e vado di fretta non li trovo. Allora, mezzo le 19, recuperiamo un paio di tavole qua. E insomma, io ho esattamente, ora ti dico, $912, ma ne avevo circa 350-400. E mi sono messo un po' e ho iniziato a fare un po' di dindini e via. Parte. Ok. Oppala. Si è fatta una certa, un altro poco. E quindi siamo a cuca. Siamo a dormire. Mi sa che però devo fare una scala d'emergenza da quest'altra parte all'esterno. Oppla. Adesso però siamo a cucca, ci andiamo a dormire e poi l'indomani mattina continuiamo. Facciamo tutti ginnastica. Andiamo ad andare anche a pulire, a preparare la legna là che mi serve. Parce que j'ai besoin, je dois aller couper le bois, préparer les tables en bois et puis continuer notre aventure. È una bella sfida qua, perché ci sono tante cose.
tante cose da fare. A fe un piccolo corso do e c'è ma fe o al naccio ma fe corso do o al naccio si sballetto do. Ok, Cus do. Cus, guarda, c'è sta fede. Un saluto a tutti gli amici baresi. Un saluto a tutti coloro che abitano a Bari. Sempre le assi di legno. Prendiamo la scorciatoia. Il nostro laboratorio sta prendendo forma gradualmente. Perfetto. Allora adesso recuperiamo la sega e andiamo a quasi quasi riportare qua sti tronchi fuori croccantissimo, dentro morbidissimo, tronchi. Ok, allora rabbocchiamo qua. Rabbocchiamo l'auto. Perfetto. Lasciamo qua la tanica, vediamo un attimino la gallina come sta, l'acqua ci sta, qua c'è ancora l'autonomia per ancora un altro giorno, quindi io direi perfetto di rabboccare il tutto. E così stiamo a posto, un po' più tranquilli. Vediamo qua, maialozzi e vaccarozze come stanno. Oh, quanti ne sono usciti, cresciuti qua. A mappa. Hai visto quanti maialozzi c'ho qua? La zappa storta, ci sei? Ecco qua. Ecco perché avevo conservato i soldini. Infatti adesso ne ho 744. E quindi volevo farti vedere i maialozzi qua. Da una coppia di maialozzi e sono usciti un bel po', ne sono cresciuti qua. Mi sa che a breve dovrò fare un po' di selezione, ce ne sono anche altri all'interno. Ottimo, vabbè, allora 10:27 andiamo a recuperare la legna tagliata.
Oppla. Hai visto la manovra? Dimmi un po' che ti ricorda. Chi è che è molto più bravo di me a fare questa manovra spericolata? Dimmi un po' la zappa storta. Bravo, il medico Gippo. Gippo, 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 Gippo. Allora, dov'è che li ho tagliati? Mi sono scordato che li ho tagliati. Oppla! Mi sono scordato dove ho abbattuto gli alberi. Ai 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 ai. Smemorato che non sono altro. Forse è questa zona qui. Vediamo un po'. Dopo il distributore, se non ricordo male. Eccolo là. Cosa mi ha fatto ricordare di questo punto? Un riferimento. La curva. So I was in trouble because I didn't remember where was the area where I cutted the wood, the trees. I take reference point, a kind of checkpoint. Qui là, Fernbus, presidentissimo, buon pomeriggio e ben ritrovato. So, what drove me here has been the curve on the street. And now I know where I cut it the woods. Mi hai fatto pisciare sotto dalle risate. Scusate il termine chiedovenia. Per chi non mastica il napoletano, quando qualcuno vi fa ridere a crepapelle. Si dice, mi fatta, si può dire anche, scusate la volgarità, ecco la parola che ho detto prima. Un poco, insomma, avete capito. Chiedo scusa a tutti, se il mio linguaggio è risultato volgare, ma non era mia intenzione esserlo. Mi ha fatto morire dalle risate, Fernbus, ieri sera. Qui c'è anche l'amico la zappa storta, non so se in questo momento è impegnato. E a volte capita che sta un po' impegnato e quindi non risponde per ogni tanto alla grandissima Fernbus. Sempre mi fai morire dalle risate. La zappa storta, ma il gran maestro è parecchio che non lo sento, eh. Eh sì, il pulmino, il samba bass è andato veramente alla grande. Andava veramente molto molto bene.
sempre stato un ottimo mezzo anche su Gran Turismo. Mi ha sempre fatto divertire. Commetto che streammi alle 19, vediamo un po' se vinco qualche cosa. Cosa porti di bello? Ah, quindi, ma non hai un programma, diciamo così, al momento poi decidi, ho capito. Ma io diciamo che più o meno cerco di programmarmi la settimana in modo tale da eventualmente. Insomma. Un riferimento. È vero, Fanbus, come tutti gli amici streamer, mi state dando una mano. Infatti, il canale se cresce è soprattutto merito vostro. Quasi finito di caricare qua, mamma mia. Speriamo di non ribaltarci qua. Il mitico Fernbus ci fa fare il sorpasso. È davvero, come si dice dalle mie parti, nu a compagniel, è un amicone. Poi il bello è proprio questo, darsi una mano a vicenda. Mi sa che ho raggiunto il numero massimo qua. E allora appoggiamo qua un altro. Essere mai che vediamo un po' se riusciamo nell'impresa qua. King of my castle. This is the Reno Man, a king of castle. This is the Reno, the king of my trust. Ho la vaga impressione che qua Carro la zappa storta, altro che Jeep qua. Qua la Jeep si ribalta. Appena mi muovo qua, controbilanciamo un po', vediamo se siamo fortunati.
Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. Grazie al mitico La Zappa Storta. Secondo voi riuscirò ad arrivare al ranch? Secondo voi? Facciamo così. Adesso creo il primo sondaggio. Creo un sondaggio e vediamo la chat cosa dice. Allora, ecco qua. Se perdo mi sa che mi tocca no. Mi tocca evitare di ribaltarmi. Allora, facciamo un minuto di sondaggio. Ok, attendiamo il verdetto della chat. Votate, votate, votate. Per il momento, a quanto pare, siamo in perfetta parità. Ok. Il sondaggio dice che 50 e 50. Vediamo un po', chi vince paga da bere. Allora, dove siamo? Ok, dobbiamo arrivare qui. Quindi, sinistra. Oh, questi sono rimasti appesi. Ecco perché. Magia, sto levitando, hop bacco. No, anche questo sta levitando, hop bacco, hop bacco. Ho la vaga impressione che questi rimarranno tutti quanti sospesi, quindi mo li metto a terra. Ok, ripartiamo subito. GG. Rullo di tambur e vediamo un po' se ci riusciamo. Quindi fammi rimettere di nuovo il checkpoint dove sto. Perfetto. Vediamo un po' se riesco ad arrivare al ranch senza ribaltarmi. Ok, buon rientro a casa alla Zappa Storta.
Grazie mille per essere passato qui in Lalive alla faccia del bicarbonato di sodio del Trafficen. Buon rientro allora. Buon rientro e poi ci becchiamo più tardi. Vediamo un po' chi vince, chi ha vinto. Ai ai ai, mi sa che Infernus. Vediamo un po' se sei fortunato. Siamo arrivati a destinazione. Sani e salvi. Applausi. Vado a recuperare quegli altri pezzi di tronchi con la macchina questa qua. Stavo dicendo con l'auto buona, ma in realtà proprio. Grazie, grazie. Ci voleva. Facciamo presto prima che si fa buio. E non si vede. E non si vede una cippa. Visto Fernbus anche con questa macchina riesco a fare il drift, il che è un'impresa. I pomodori, probabile può anche essere. Solitamente di me dipende anche dalla mappa, perché su alcune mappe, esempio la soia, la pagano anche 2000 euro ogni 1000 litri. Su altre mappe invece non supera i 1600 euro per 1000 litri. Quindi può darsi pure, probabile. Tu magari durante le sessioni di gioco tieni sempre d'occhio i prezzi, perché così anch'io faccio così, perché una volta che hai capito l'offerta massima qual è per un prodotto, allora poi pomodori 3000 alla faccia. Sì, è possibile. La soia, diciamo che generalmente nelle mappe lo pagano di più. La mappa delle risaie è bella pesante. Io lo sai, ho trovato una mappa piccolina e ci gioco così per perdita di tempo, diciamo per rilassarmi. Si chiama Champagne of France o Champagne de France. È piccolina, c'è dei terreni piccolini, ma mi sto divertendo su quella mappa. È piccolina e molto probabilmente la porterò qualche volta in live. È bellina, piccolino, quei terreni piccolini che se diciamo così non vuoi fare lavori lunghi ti metti là e praticamente un piccolo appezzamento di terra e te lo coltivi. Quello più grande su sta mappa mi pare che è 1,80 m. Insomma, non sono grandissimi.
Mi sto divertendo. Trattori medi piccoli e bellina la mappa. Allora, di qua escono i pezzi lavorati, quindi poggiamo un attimo qua. Dovresti provarla pure tu, magari per passare il tempo. E tante volte, oltre a streamare, è importante pure divertirsi. Ah, va bene, a volte dipende pure dalle giornate, dall'orario. Può capitare, però bisogna comunque continuare. Ecco qua. Power Ranger. Wrench. Questa è la struttura del laboratorio nel quale poi lavorerò. Sia la carne che il formaggio, quindi il latte. Ho creato due piani. All'orario e dovresti provare a vedere un orario migliore. Io purtroppo non sono esperto in queste cose qui. O prima di cena dovresti provare, o dopo cena, diciamo dopo le 20, 20 e 30. Potrebbe essere l'orario quello più o meno giusto, sai, è da provare. Poi adesso ricominciano anche i programmi televisivi, quindi anche quello può influire. Tipo un'oretta, che ne so, dalle 21 alle 22. Diciamo, bisognerebbe trovare un orario in cui le persone si soffermano più in maniera più volentieri a guardare una trasmissione su uno stream, quindi su Twitch. In settimane. Diciamo che in settimane è abbastanza normale, la settimana lavorativa, queste cose qua. Poi il fine settimana solitamente si fluidifica, si sblocca un pochettino la cosa e quindi di solito ci sono più persone.
ci vuole pazienza, Fernbus. Io le mie visualizzazioni live non sono particolarmente alte, però quando ho un picco di più di uno spettatore in live sono contento. Mi accontento di poco. Ci sono stati dei periodi in cui per pochi minuti ho fatto picchi di 10 visualizzazioni, però poi sai, a volte sono anche gli orari. Poi, non essendo uno streamer, diciamo così, collaudato, evidentemente, non sono ancora ferrato, ecco, in questo. Però, insomma, vuoi dire, non mollare, Fernbus. 57 visualizzazioni totali sono tante, per me sono tante. Veramente sarebbe un traguardo incredibile. Ne faccio una ventina, 25, 26, non più di 30 sul format, quello lì del Turbo Star, che però comunque è sempre un ottimo risultato. Quindi voglio dire, 57 visualizzazioni per me sono buone, più che buone. The Sims, vero, se non ricordo male, pare che va molto meglio. È un gioco più, diciamo così, un po' più per tutti quanti. E quindi magari potresti provare a portarlo, se tu tipo per esempio streami, fai lo stream 6 giorni a settimana, potresti portare tipo 3 giorni, in 3 giorni diversi The Sims, e poi potresti alternare tipo, che ne so, come si chiama? Altri giochi, insomma, li alterni, ecco. Gli appuntamenti fissi, magari, quel dei Sims li metti in giorni particolari. Forza Horizon non è male. Non ci ho giocato, però per come lo giochi tu, me l'hai fatto piacere. E ci siamo quasi. Sì, mi ha fatto ridere tantissimo. Comunque prova, anche perché bisogna sperimentare. Se non sperimenti, poi può risultare difficile pure capire se un gioco piuttosto che un altro va bene, in quali giorni portarlo. È un po' come sto sperimentando io questo nuovo format del soft gaming. Più che sperimentando, insomma, sto cercando di creare un nuovo format. Ah, bravo, Minecraft non lo stai portando più. È uscita un'altra versione di Minecraft.
Vediamo prima l'ultimo piano. Ah, ecco. Però se non... Se non provi, come si dice, chi non risica non rosica, quindi a volte bisogna anche sperimentare in maniera un po' atipica, altrimenti poi non riesci a focalizzare bene e a capire quale programma adottare, perché ti ripeto, secondo me una programmazione sul tuo canale sarebbe l'ideale, secondo me. Almeno uno sa, dice Fernbus oggi che porta? Porta Minecraft oppure porta qualche altra cosa. È da provare la cosa. Il castello qua sta iniziando a prendere un po' forma. Ecco, per esempio questo, bravo, dovresti alternare questi giochi che sono molto graditi, alternarli e portarli ogni tanto. Diciamo che è un discorso che potrebbe sembrare complicato, però va collaudato, perché magari in un canale funziona una cosa piuttosto che un'altra, quindi c'è bisogno di focalizzare bene. Capire, crearsi una programmazione e poi vedere come va. Se la programmazione vedi che tutto sommato è seguita, allora continui. Se però vedi che magari una programmazione, diciamo, non riscuote particolarmente successo, allora bisogna soffermarsi e capire se è un prodotto che porti, se è eventualmente il modo in cui uno presenta, sai, è da capire. Diciamo che detto così, è più facile a farsi che a dirsi. E quindi è tutto da vedere. Allora, io qua ho costruito, mi preparo gli angoli del laboratorio. Qui metto tutta una fila di tavoli dove poi lavorerò. Allora, qui sotto potrei lavorare di tutto, vabbè. Iniziamo a pianificare i tavoli qua.
E qua ce ne vogliono un bel po'. Non sono proprio allineati e coperti, ma tutto sommato direi che il risultato è accettabile. So, I think they are not aligned the tables, but I will do good things here. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne metto altri 2. Qua mi metterei gli armadietti, i mobili per essiccare. Allora, vediamo un po'. Conserva, ecco qua. Allora, qua che facciamo? Qua si può fare il formaggio. Ok. Uno. Due. Tre. I will build. The cheese. Holder here. Je vais construire ici les meubles pour les fromages, pour les faire stationner. Qua. Ok, quindi qui ci vogliono gli armadietti grossi, quindi 4 tavoli qua. Allora iniziamo a posizionare gli armadietti per essiccare la carne. Dosar Meat dryers. Tre. Sono 4. Ne mettiamo altri 2. On va mettre 6 de séchère pour la viande. E mettiamo i tavoli. Allora, ogni cosa che sono 12. No, mi pare che è 9 forme. Ok, mettiamo i tavoli qua. I tavoli un po' di più. Li metto in questa posizione qua. Sì, tavolo. In teoria se ne mettono di più.
E qua mettiamo un po' più di tavoli. I will put much more tables here because the meat we can do sausages. So we'll need over two tables each. Group of work group 1, 2, 3, 4, 5, ne manca 1, 6, 6. Okay. Poi. Mamma mia, 9 pezzi ce ne vogliono. We need 5 plates of wood for making one table. This is not cheap, but we must do this. Mi sa che sono finito, vero? Sì. Qui la benzina è finita, la bocchiamo. Rabocchiamo la macchina. Ok, perfetto. Allora, ho bisogno di trovare un'altra area. In fondo lì. Ah, mancava il tetto, mancava, ecco. Vabbè, 3. Io direi di, ecco, ridurre un po' di volume qui. Apriamo un po', allora vediamo un po', questo lo tiriamo giù, qui creiamo un passaggio. Meglio a sto punto tirarli tutti giù questi qui e poi sono rimasti in piedi.
Allora, questi qua, uno, due, questo mi direi, ne abbiamo ricavato un tronco, solo che in questo momento, quasi quasi questi qui, li tiro giù tutti. Allora, mettiamo il checkpoint qui. Io direi di andare a dormire. Now I go sleep, then I'll come back and go on doing the job. Andiamo a lavorare la legna. Allora, questi re qua producono molta più legna, quindi questo più o meno ci sta. Ok, direi di iniziare a lavorare il legno. Però prima portiamo tutta la legna qua. Spostiamo la macchina, anzi quasi quasi. Carico. Legna sulla macchina qua. I will load. Logs, the wood logs on the car or on that car, kind of car. Questi che stanno più lontani, facciamo così. Je vais mettre tous ces pièces de bois sur la voiture et puis je vais les couper tout à l'heure ou après. Il temporale. Power range. Para, 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 para. Colgo l'occasione e approfitto, come sempre, per ringraziare tutti coloro che seguono i video durante le repliche. Ringrazio come sempre per i messaggi, per i follow e in particolar modo coloro che sostengono il canale tramite i bits e le sub. Ecco, se vi va di sostenere il canale, è possibile effettuare una sub in maniera gratuita collegando il proprio account Amazon Prime
ed è gratuito e permetterà a questo minuscolo canale di crescere. E inoltre colgo anche l'occasione per ecco, dire a coloro che guardano la live in differita che la tag del tag just chatting è volutamente inserita in quanto vengono proposti diversi giochi e quindi non è possibile o non sarebbe possibile taggarne uno per volta durante le repliche. So I want to thanks everyone, to say thank you everyone that follow the channel while this channel is in replay. I want to say thank you who follow the channel, leave the message. And who support this small channel using bits and using making a sub. I want to say that if you want to support this channel doing a sub, you will use your Amazon Prime account. You will support this small channel for free, and if you watch or you are watching this video and you read the replay and you are thinking that the tag is incorrect, I want to say thank you for saying this, and I want to that you know that this tag is correct, just chatting, because while I do my replay there are a lot of games I play, so and so during the night time here in Italy, while I used to launch the replay of my contents, it will be it. Impossible to change. So just chatting is I think is the bet it's the better tag for this kind of programmation, and that I use usually doing a new kind of streaming called soft gaming. Thank you so much, everyone. J'accueille l'occasion pour remercier tous ceux qui suivent le canal quand je suis pas live, à tous ceux qui laissent un message, ceux qui soutiennent le canal avec les bits
Laissa je voudrais recommander, si vous voulez soutenir le canal, vous pouvez utiliser votre compte de Amazon Prime. Vous pouvez faire une sub gratuitement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Ovviamente questo video è disponibile su YouTube il venerdì. Se questo gioco vi piace, sia per chi guarda i video su YouTube e sia per chi li guarda qui su Twitch, troverà dei link. Un paio di link sono quelli dei miei canali social. Poi troverete il link dove poter acquistare Ranch Simulator scontato. So if you are watching this video on YouTube, you will watch this video every Thursday on YouTube. In the description of the video on Twitch and on YouTube, you will find a few links. There are the links of my social media channels, and you will find as well a link where you can buy Ranch Simulator discounted. Ce video là, il est disponible, il sera disponible tous les vendredis sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Dans la description des vidéos, soit sur Twitch que sur YouTube, vous allez trouver des liens où vous pouvez visiter mes canaux social media. Il y a aussi un lien pour acheter le jeu à prix réduit. Et si vous aimez le soft gaming de Double Logistica, s'il vous plaît, laissez un me plaît, suivez mes canaux sociaux, laissez un message, je serai bien heureux de vous répondre. I hope you are enjoying this kind of new
Gaming mode closed. Called soft gaming. It's by WGC, the original one. So if you are enjoying this kind of gameplay, please leave a follow or a like on my social media channel contents. Take a follow, leave a follow, and thank you so much. Grazie mille. Se questi contenuti del soft gaming di WGistica vi piacciono, e così vi va, lasciate un mi piace ai contenuti sui miei canali social e iscrivetevi e lasciate un messaggio, e mi farebbe veramente un grande 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 piacere. E via. E continuiamo nel frattempo. Ecco qua. Noi ci siamo. Bisogna far presto perché la benzina è poca nella sega e quindi bisogna fare presto. We have to hurry up doing this job because the gas here in the zoo is not so much, so I'll need to work faster as possible and doing as well a very good job. Je dois faire les choses de manière assez de la vélocité, mais toujours très bien fait. Vite fait. Allora, dopo devo andare a controllare come sono messi, anzi quasi quasi vado a controllare. I have to check if the cow and the pigs are okay, if they have enough water. So now I'll do a quick check. Allora, qua l'acqua tutto sommato c'è, il mangime pure, credo che ci sia più bisogno dai maialozzi. So now I will check if the pigs needs water. Je vais contrôler si les animaux ont besoin de l'eau. J'ai contrôlé
La vache, maintenant, je vais contrôler ici si les ils ont besoin d'eau. Ils avaient besoin d'eau. Et je dois faire une sélection aussi. Ammaro Carmen. What a mess, che magia là. Il n'est pas assez propre ici. Il faut nettoyer. Mamma lo karma. Hanno fatto tanto concime. Gli amichetti qua. E noi. E un po' e noi dobbiamo pulire, altrimenti qua sono problemi. Diamo un'occhiata qui e mi sembra che per il momento è ok, quindi prendiamo la rincorsa. Voilà. Questa si è messa proprio qua vicino, giusto, giusto. Appena in tempo. Allora, continuiamo un attimo il nostro lavoro e vediamo a che punto siamo. Qui mi sa che bisogna andare a prendere la benzina. Sì. Ciappa la galleina, ciappa la galleina, ciappa la galleina, toccone, ciappa la galleina, ciappa la galleina, ciappa la galleina. Ah, è finita la benzina. I bafaci davvero per tutti. Se non piove, pioverà fino a domani. E facita bene spingendo il motorino. Si bagna il tuo pulcino. Poverine. È arrivato a sto punto. È un po' ce n'è. Io direi. Rabboccare la siga e poi attendere la luce dell'indomani. So I will refuel again. So then when light, the daylight will come back, so I will refuel the suit and going on. Anzi, quasi quasi un salto dal benzinaio. Anche perché devo rabboccare pure il serbatoio della macchina qua, bene che non lo utilizzo, però
Eccolo qua. Allora, direi quasi quasi, visto che mi trovo, rabbocco anche la macchina qua. Così stiamo tranquilli. I will refuel as well the car. I will be. So easy. Ma si fa notte subito, subito si fa notte. Rosso di sera, bel tempo si spera. Nice. Nice view. Accendiamo le luci. La macchina che sbandicchia qua, ma non è un problema. Adesso andiamo a riposare. Allora, adesso continuiamo a tagliare la legna. Now we will going on cutting the wood. We will go on. E qua in mezzo potrei costruire qualche altra cosa. Ma no, on va continuare a coupé le bois. Le tronc. Fuori croccantissimo, dentro morbidissimo, tronchi, boom, è un po' lenta la sega, però dai, essendo pure economica, direi che va più che bene, è vero. Mi sa che devo anche comprare la latta per il latte. So I think that I must buy a milk tank. To use while I work with the cow. The cows shock me cows. Je vais acheter la tanique. Comment est-ce que se chiama? Mr. Scoultet. Scusmatusvona. A piripiripi, a batteria. Prima pazza e poi scondraina.
Scus, ma tu suona? Scus? Scus, no, perché in realtà questo è il soft gaming di Dablogistica. Do you like this kind of doing a gameplay? This is the soft gaming invented by Dablogistica as Fabrizio. It's me. Excusez-moi. Cette sorte de gameplay, c'est originalement le mien, c'est de Dablogistica. Fabrizio, que c'est moi. In questo momento mi trovo in live su Twitch, ma tutti i venerdì il video sarà disponibile sul mio canale YouTube. In this moment I am live on Twitch, but you will watch this video as a replay on my YouTube channel on the Thursday. Speriamo di farcela almeno per costruire una parte dell'attrezzatura che poi servirà nel laboratorio, tutto questo legno tagliato. I hope that all this wood cutted will be enough for making our item in our huge and big laboratory. E questa puntata, in questo episodio, abbiamo fatto un po' di caccia e abbiamo lavorato maggiormente sulla struttura del laboratorio. So in this episode we worked a lot on cutting woods and going on with the building of our laboratory, and we made a little bit of hunt. Abbiamo quasi finito. Di preparare le tavole qui. We are ending preparing those flat wood bars.
siamo quasi. Non mollare, non mollare, non mollare. Cominciamo a raccogliere, facciamo un attimo qua, creiamo prima le pile di legna e poi le carichiamo sull'auto. Mettiamola qua. Teoricamente dovrebbero essere sufficienti, il numero sufficiente per creare un po' tutti i mobili all'interno della struttura. Allora, però devo ridurre un po' altrimenti vabbè, poi le metterò con calma perché ho notato che ci sono cali di fotogrammi. E ne abbiamo tanti, ma tanti. Itrima matanda. Si mi mia figlia si mi sento a tenui, che bambino. Andiamo qua. Allora, io direi che la live può anche terminare qui. Poi riporterò il resto off camera a posto. Allora, volevo cogliere, come sempre, colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti coloro che si iscrivono al canale, al follower, ai follow, a coloro che appunto lasciano i messaggi durante le repliche e a coloro che sostengono il canale con i bits oppure con le sub. E a questo proposito, ecco, se vi va di sostenere il canale, volevo consigliarvi la sub tramite Amazon Prime, che è completamente gratuito alla fine, quindi ecco, sosterrete il canale ma praticamente a costo zero. So want to say thank you so much everyone for the following, for the message in chat, in when I am online, so when I am live, and as well when I am offline in replay. I want to say thank you so much to
decided to give a hand and help this channel, want to support this channel using the bits and using the sub. And on the sub I will suggest you if you want to support this channel, you can use your Amazon Prime. You will sub for free to this channel. Thank you so much. Je vous remercie pour le follow, pour avoir été avec moi dans la live. Je vous remercie. Je veux dire merci à tous ceux qui suivent le canal et qui laissent les messages quand je suis en direct ou quand je suis en réplique. Je veux remercier tous ceux qui supportent le canal parmi les bits et parmi les subs. À ce propos-là, je veux vous faire savoir que vous pouvez soutenir le canal parmi le sub avec votre compte Amazon Prime. Et ça c'est gratuit. Et alors vous pouvez soutenir le canal à coût zéro, gratuitement. Merci beaucoup à tous. Thank you so much everyone. Grazie mille a tutti e come sempre ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo appuntamento con Ranch Simulator in Power Ranch. Grazie a tutti, thank you so much, merci beaucoup, alla prossima, thank you, see you next time, bye bye and stato buona, ciao ciao.